spero io di entrare nel cuore delle persone donando questa nostra felicità per oggi e per Pasqua, anche per i bambini che giustamente non ricevono un uovo di Pasqua come ogni anno. In questo momento di grande opachezza e di grande incertezza, alla fine primeggia sempre un grande sentimento che è frutto del lavoro, che è forse l'elemento straordinario che ha reso forte nel tempo e che renderà forte il paese e l'Italia anche nelle prossime ore, nelle prossime giornate, nella sfida che ci aspetta per i prossimi mesi. E proprio dal lavoro e da un gruppo di persone, sono 120 le unità che lavorano a Mazara nel settore dell'igiene ambientale, insieme ma soprattutto è primeggiato il sentimento, e questo mi ha colpito particolarmente da uomo, da sindacalista, da figlio di questo mondo surreale, che proprio dal mondo del lavoro e di chi ha avuto una disavventura, essendo stato oggetto di detenzione dal punto di vista proprio fisico, proprio da alcuni di questi è venuto il desiderio, la voglia per dire: io non ho dimenticato quei tempi oscuri, ho sbagliato, lo riconosco, sono pagine che non riuscirò mai a cancellare, ma nella mia pochezza e nella mia ricchezza di oggi, che è il lavoro, pur avendo figli a carico e anche moglie, abbiamo deciso di raccogliere in preghiera un atto caritatevole per non lasciare indietro nessuno. Questa donazione ci è venuta dal cuore, da tutti noi e dai miei colleghi. Spero che questo piccolo gesto arrivi al cuore delle famiglie che in un periodo particolare come adesso stanno vivendo anche loro. Il mondo del lavoro è molto sensibile a quelli che sono i bisogni delle fasce più deboli della popolazione e loro hanno interpretato i sentimenti belli che Papa Francesco non smette di ricordarci, e cioè che i poveri sono il volto di Gesù Cristo che noi dobbiamo soccorrere. Questi lavoratori si sono tolti un pezzo di pane dalla loro bocca per condividerlo con quelli che oggi questo pane non ce l'hanno. Noi abbiamo fatto questo gesto perché ci sentiamo di farlo, perché veniamo dalla stessa strada dove sono cresciuto e ho avuto pure anch'io in famiglia pure delle difficoltà, come tutti i miei compagni. E questo gesto credo che ci lasci col cuore in pace anche in questi giorni che ci sono delle difficoltà. C'è gente che rimane a casa, che non va presso le associazioni, che non va presso i comuni e che li hanno definiti la gente invisibile, che solo in pochi vedono, in questo caso la Chiesa, i preti, i nostri sacerdoti, e quindi hanno voluto chiedere la possibilità di donare questa raccolta insieme a tutti i lavoratori e alle tre ditte nelle mani di Sua Eccellenza il Vescovo per raggiungere gli invisibili. Auguro a coloro ai quali arriverà la loro carità di vivere una Pasqua un tantino più serena, e a loro e alle loro famiglie un grande abbraccio augurale, perché quello che hanno donato con il cuore si moltiplichi nella gioia, nella serenità e, perché no, anche nel benessere per loro, per i loro figli, per le loro famiglie, e soprattutto che non abbiano a sperimentare né loro né altri certe difficoltà dolorose, certi momenti brutti che questi lavoratori in questi ultimi anni hanno dovuto sopportare e che oggi ricordano con emozione ma anche con gratitudine a Dio, perché tutto questo è finito. Spero che questo finisca presto per tutti e ci riabbracciamo di nuovo tutti e andiamo tutti in giro come prima.
un auguro, una buona Pasqua a tutti. Spero che tutto finisca presto. Andrà tutto bene. Io vi auguro a tutti una buona Pasqua e speriamo che tutto si finisca più presto.